Torna sabato prossimo la giornata nazionale della colletta alimentare, giunta alla sua 20ª edizione. Ad essere richiesto è un gesto semplice ma significativo: acquistare un prodotto non deteriorabile, come alimenti per l'infanzia, tonno in scatola, sughi e pelati, olio d'oliva, riso, legumi o biscotti, per chi si trova in difficoltà economiche, e sono tanti. Il fatto di vedere dalle persone che in qualche modo hanno bisogno è una cosa che ti viene istintiva, è naturale nel nostro cuore aiutarle, farsi prossimo al loro desiderio di bene, che è un desiderio di bene che poi abbiamo anche noi. Basti pensare che l'anno scorso, grazie al Banco Alimentare, sono state raccolte 9.000 tonnellate di generi alimentari, pari ad un importo medio di circa 27 milioni di euro in aiuti. Sono state così aiutate più di 8.000 strutture caritative in tutta Italia e 1.558.250 persone bisognose ne hanno beneficiato. Nel Cremonese, da Soresino al Casalasco, invece, sono state raccolte ben 50 tonnellate per un importo medio di circa 150.000 euro. Quest'anno a Cremona tutti, dicasi tutti i supermercati del territorio, hanno aderito alla colletta alimentare. Allora, per quanto riguarda il nazionale, ci sono 11.000 punti vendita, supermercati, con 135.000 volontari, mentre invece per quanto riguarda il discorso prettamente del nostro territorio di Cremona, Soresina, Pizzighettone e Casalasco, sono coinvolti 49 punti vendita e circa 1 migliaio di volontari. I prodotti raccolti dalla colletta alimentare cremonese restano presso un punto di stoccaggio in via Mantova, quindi vengono ridistribuiti sul territorio per i nostri poveri, attraverso ben 30 strutture caritative come San Vincenzo, Caritas, Frati Cappuccini, centri di solidarietà, cooperative, fondazioni e parrocchie. Per chi volesse dare comunque una mano, c'è ancora posto. È sufficiente inviare una mail a bancoalimentare.cr@gmail.com.